Konnichiwa e ben ritrovati a tutti, anzi dovrei dire buon anno a tutti, poiché oggi parliamo di tutti i best of miei personali e di cui ho fatto un video. Se non ci ho fatto la recensione, non lo giudico nemmeno, anche perché non l'ho visto. Oggi parliamo dei best of 2022 dedicati ai 4K. Mi sono spulciato tutte le uscite da gennaio fino adesso, ho selezionato a memoria quelli che mi hanno emozionato di più, sia come video che come audio, e ci sto facendo un video. Ho selezionato 7 film per il video e 7 film per l'audio. Perché 7? Ho iniziato a scrivere e casualmente sono capitati 7 di qua e 7 di là. Non l'ho voluto io, non ho deciso di farne 10, veramente volevo farne 5, però ho detto ne tolgo 2, no, facciamo 7, top of 7. Chi lo fa il 7 o fanno 10 o fanno 5, io ne faccio 7. Ma partiamo dicendo che questi film, sia per audio che per video, sono tutti miei personalissimi da 9. Ok che partiamo dalla settima posizione, però se il primo posto vale 9.8, il secondo vale 9.7, 9.6, insomma siamo sempre a livelli alti e ne ho esclusi davvero tanti, ma perché oggi volevo unire un po' il piacere del video anche per chi non sa che pellicola, per chi cerca la purezza più pura, quindi se è molto granuloso non l'ho badato tanto, anche se era giusto così, o anche un film digitale fatto abbastanza morbido, insomma ho selezionato quelli che mi ha emozionato di più, ma un pochino più della parte per tutti, insomma i video demo da mettere nel lettore, far vedere o ascoltare a tutti, ok? Quindi oggi mi sono un po' tradito, sono andato un po' nel commerciale, però buttiamoci subito nella classifica e partiamo con la posizione 7. Al settimo posto come video abbiamo Punto di non ritorno. Sì, ho detto che non avrei badato tanti i miei gusti personali, però il Blu-ray 4K di Punto di non ritorno, nonostante non spinga tanto con le alte luci Dolby Vision HDR10, nonostante non spinga tanto, vedere un film così vecchiotto e del 97-98, ho già fatto la recensione di tutti questi titoli, quindi andateveli a rivedere, vedere un film così è veramente un piacere. I fulmini all'interno dell'astronave che mostrano tutte le pareti piene di carne e sangue, il dettaglio del metallo del set nelle parti in cui c'è la vasca che contiene i corpi per il sonno tutta verde, insomma nonostante qualche momento di CGI un po' morbidino per gli anni, è veramente un gran bel video ed è tra quelli che mi sono emozionato di più a vedere, anche per i ricordi di un film visto da VHS, DVD, Blu-ray e adesso 4K. Ma saltiamo alla posizione numero 6. Al sesto posto, arrivato anche da noi, Heavy Metal per la Sony, vedere un cartone animato così nitido, nonostante il disegno sia molto grezzo, molto sperimentale in molti punti, vedere un video di un cartone tratto da pellicola, marchiato su pellicola del 1981, così con un Dolby Vision che è bellissimo, una resa dei colori bellissima, un disegno dettagliato, il tratto del disegno, a volte anche la sporcizia un po' della tavola da disegno, insomma un gran bel video, nonostante sia particolare, lo ammetto, sia particolare, però Heavy Metal lavorato dalla Sony fa capire quanto un film vecchio con una giusta cura possa rendere bene in 4K e a mio avviso come colore, animazione, tratto del disegno, proprio perché è così sporco che lo consiglio per vedere tutti i difettini della matita, del contorno, lo consiglio veramente tanto. Ma saltiamo alla posizione numero 5. Posizione 5 per Star Trek The Motion Picture, la versione 4K che purtroppo da noi è stata distribuita solo con i sottotitoli in italiano. Ragazzi, è tanta tanta roba, iniziando dall'overture iniziale con lo sfondo dello spazio nero, con le piccole stelle, che ogni piccola stella è una piccola alta luce che si sposta nello spazio, fino ad arrivare ai titoli di testa, un'apoteosi di video, un leggero
leggero dinar, ok, hanno trattato un pochino la grana in qualche scena, però vedere un film del 79 così, dove hanno restaurato anche tutte le parti degli effetti speciali 65 mm riapplicate alla pellicola, uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Sarà un video vecchio, ma chi ha un po' di curiosità godrà a vederlo e a mostrarlo agli amici sul proprio televisore o proiettore nuovo. Veramente una goduria, e noterete anche tutti i pacchi della tutina, insomma, vabbè. Passiamo alla posizione numero 4. Ragazzi, digitale, ripreso una risoluzione pazzesca, Matrix Resurrection, lo so, ha diviso tanti, ma è un video che... Cazzarola, cosa volete di più da Matrix Resurrection? Che cosa volete di più? Alte luci, definizione, micro dettaglio. Io vi ridico solo quella scena all'interno del bar dove potrete rivedere ogni singolo riflesso all'interno di quella palla appesa all'interno del bar. Cioè all'interno di quella pallina c'è tutto il bar piccolo così riflesso. Ma che cosa volete di più? Così bella e pulita da far schifo, da perdere la propria identità come film. Sicuramente non si avvicina all'identità dei tre film precedenti, sicuramente, ma un digitale così pulito e dettagliato da fare quasi schifo per la pulizia. Matrix Resurrection, assolutamente consigliato. Posizione numero 3. Una sorpresa degli ultimi mesi, mi sono proprio emozionato nel rivederlo e scoprire un video così pulito, così nitido, tanti dettagli della sigaretta di Harvey Keitel in bocca, i capelli di Steve Buscemi, il tessuto dei loro vestiti, il dettaglio del trucco dell'orecchio tagliato, le piastrelle del bagno del film di Tarantino delle Iene. Un video, pellicola, ragazzi, 1992, ma mio Dio, quanto è pulito, quanto c'è da godere con le Iene in 4K Dolby Vision. Tutti i film che ho detto fino adesso sono in Dolby Vision, e anche, sarà un caso? No, comunque, le Iene, posizione 3, se la merita tutta, tra tutte le recensioni che ho fatto, se la merita la grande. Ma passiamo alla posizione numero 2! Sì, tocca a lui, Top Gun Maverick, cioè Top Gun Maverick, cioè scene IMAX, e anzi proprio per quello, forse perché hanno preso il master IMAX del film, ci ricordiamo i primi trailer che avevano un pochino di rumore video in qualche scena, in qualche inquadratura. Qui tutto sparito, probabilmente per l'algoritmo IMAX, perché upscalano in IMAX, ha tutto un proprio algoritmo IMAX per trattare l'immagine, eccetera eccetera. Comunque un video fottutamente pulito, dettagliato, le scene in CGI aggiunte, perché non hanno fatto tutte le situazioni pericolose con gli aerei tutte dal vivo, ma un grandissimo lavorone, una fotografia che omaggia in molte scene il film originale di Tony Scott, insomma Top Gun Maverick. Io vi dico solo le inquadrature del test con il caccia all'inizio, cioè quell'inquadratura dall'alto di lui che passa così, che è una goduria, colori, il tramonto, anche quando giocano a volley. Ragazzi, Top Gun Maverick, tanta tanta roba, veramente tanta tanta roba. Ma passiamo al vincitore dal lato video, secondo me, di quest'anno. Quindi, posizione numero 1. Halo. Sì, Halo è il video che per 9 episodi, sono quasi 9 ore di serie, si è sempre mantenuto qua sopra. Il dettaglio dell'armatura di Master Chief, di John 117, il dettaglio della cava dove hanno fatto molte riprese del film in Bulgaria, i set, gli effetti speciali, cioè l'inquadratura del quinto capitolo. Insomma, si vede l'aeroporto abbandonato spaziale loro che arriva, cioè ha un dettaglio, ragazzi, sto telefilm ha un dettaglio, alte luci già partendo dalla sigla, Dolby Vision, anche questo, tutti in Dolby Vision sono questi che ho detto, casualmente non li ho scelti apposta, ma sono tutti in Dolby Vision. Cioè ragazzi, Halo è
che poi contate, non è un film di un'ora e mezzo o due, sono quasi 9 ore di episodi, sono 9 episodi che si mantengono sempre a standard così elevati per una serie. Tanta roba, Alo, ma veramente tanta. Sì, c'è qualche inquadratura in qualche scena che magari si abbassa un po', leggermente più morbidina perché sono in interni, magari perché parlano in ufficio, noi non ce ne frega tanto e non andiamo a cogliere i piccoli dettagli, però Alo sicuramente è quello che... Lo so, come fotografia mi sono piaciuti anche altri film, anche i vecchi, su pellicola, con la grana, però ragazzi, se volete un video demo da mostrare agli amici per fargli capire quanto pompa il vostro televisore o il vostro proiettore, Alo è la serie da avere su disco. Non vi piacerà la storia? No, può darsi, ma come video non c'è niente da dire. Ma adesso passiamo ai top 7 audio e per questo vorrei attaccare un effetto speciale, perché passiamo alla mia parte preferita, l'audio, quindi posizione numero 7. Più o meno parlerò sempre dei stessi film, perché alla posizione numero 7 ritroviamo la traccia inglese di Star Trek The Motion Picture, partendo già dall'overture iniziale, una goduria, tutti i canali con la sinfonia che suonano col tema di Star Trek composto da Jerry Goldsmith, una figata pazzesca, i rumori di questa entità aliena, ma se avete visto il film sapete di cosa sto parlando, tutti questi rumori giogion da sopra Star Trek, vederlo così, cioè ci hanno dedicato sia nel video ma anche nell'audio, ci hanno dedicato una cura maniacale, ma anche la canzone iniziale, cioè sentire qui con le navi dei Klingon che passano, wow, mi sono proprio emozionato. Mi sono emozionato tanto. Posto numero 7 per la traccia inglese Atmos della versione Motion Pictures The Director's Edition di Star Trek, il primo film. Wow. Saltiamo alla posizione numero 6 e ritorniamo di nuovo con Heavy Metal, ragazzi. Traccia audio Atmos inglese. Insomma, io non vi sto dicendo solo le tracce italiane, ma anche quelle inglesi, perché se avete speso tanto di impianti, io mi chiedo perché fermarsi alla Dolby Digital, io mi chiedo migliaia e migliaia di euro spesi, e sentite bene, in Dolby Digital, ma io mi chiedo perché fermarsi lì, perché non dargli da mangiare roba più buona? Non capisco. Quindi io cosa vi consiglio? La posizione numero 6? Vi consiglio l'Atmos inglese di Heavy Metal. Provate l'inizio, tutta la parte iniziale, i titoli di testa, Heavy Metal, da tutte le casse dell'impianto meraviglioso, tutta la parte iniziale con la macchina che atterra nella casa, il papà che consegna questo regalo, questa palla alla bambina, la palla inizia a raccontare la storia, musica, effetti, cioè wow. Ragazzi, Heavy Metal, corposa, e io dico che non l'hanno proprio trattata per niente, non l'hanno limitata in niente questa traccia, e tanta roba, ascoltatevi Heavy Metal in inglese perché è wow, è un nuovo remix Atmos, proprio wow. Posizione numero 5. E ci risiamo di nuovo, ma almeno qui parliamo anche dell'italiano, Dolby Atmos italiano per Matrix Resurrection. Ragazzi, la Warner è l'unica, a parte qualche uscita magari della Eagle o la 01, qualcuno che fa qualche uscita per sbaglio così, che ci dà l'Atmos del cinema, nonostante sia proprio come l'Atmos del cinema, ma una traccia bella, corposa, pieni di effetti da sopra, quando sono sul... come l'astronave Nabucodonosor, era quella vecchia, comunque quando girano per i tunnel nella realtà, cioè spettacolo ragazzi, tanta roba, il centrale, gli effetti, la musica, insomma, se volete una bella traccia divertente buttatevi sulla traccia Atmos italiana, si può sentire in italiano, di Matrix Resurrection. Ma ripeto, di tutti questi video e ulteriori dettagli li ho già detti nelle recensioni specifiche, quindi se siete curiosi andatevi a rivedere la recensione nella sua interezza.
passiamo alla posizione numero 4. The Batman. Non l'ho incluso assolutamente nel video per tutto il trattamento che il direttore della fotografia ha riservato al video di The Batman, una ripresa digitale pazzesca, massacrata per passaggi su pellicola, poi riportati grading fatto dal passaggio a pellicola come Dune, peggio di Dune. C'è un lavoro più ancora peggio di Dune. Scelta stilistica, ragazzi, sì, capisco la sporcina. Parliamo dell'audio. Ragazzi, The Batman, sentitevi l'inizio quando lui racconta, mena la prima banda, quando va alla discoteca a chiedere informazioni sul pinguino, insomma, quando arriva alla porta, bussa, c'è l'acqua dalla grondaia che scroscia da sopra, tutto l'inseguimento col pinguino in macchina, cioè... tanta roba, qualche fettino di ambienza nei momenti più scuri, quando sono in chiesa, l'apertura del suono nella chiesa, una bella 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 traccia in italiano, Atmos, ce l'abbiamo in Atmos, ascoltiamolo in Atmos, grazie Warner, si può fare in Atmos italiano, si può fare, come si può fare anche la posizione numero 3, chi ci sarà? Posizione 3 per l'Atmos italiano, no, perché è rimasto al cinema, l'Atmos inglese di Top Gun Maverick, la Paramount. Non ce lo darà mai l'Atmos italiano per Maverick, noi siamo merduce, non ce lo meritiamo quando spendiamo i soldi di un disco, non ce lo meritiamo, ma tanto va bene il Dolby Digital, no? Mannaccia, va bene il Dolby Digital. Traccia bellissima, sin dal primo test del caccia all'inizio, quando parte si fa tutto il giro, bellissimo, o anche quando entra nel bar, sono tutti lì che parlano, che chiacchierano, ci sono le voci della gente nel locale, ma poi tutta la parte finale, ragazzi, da quando partono i missili, che li devono coprire, cioè, la parte finale. È una figata su disco, ragazzi. L'Atmos su disco è una figata, ragazzi. Cacchio. Bel film, grande film, bel video. Scene IMAX belle, belle larghe, insomma. Coinvolgimento al 100% e traccia Atmos da sentire ad alto volume. Assolutamente, assolutamente. Passiamo alla posizione numero 2. E posso anche togliere il bigliettino, tanto me ne devo ricordare due di film. Posizione numero 2 per sia per un ottimo DTS HD Master Audio 5.1 italiano e anche il per me superlativo Atmos inglese. L'italiano purtroppo è rimasto al cinema, dell'Atmos è rimasto al cinema, ma secondo posto per Ghostbusters Legacy. L'inizio, l'esplosione di quando Egon fa l'esperimento nella montagna, poi scappa, passa la macchina, arriva il fantasma dietro, tutto l'inseguimento all'inizio in mezzo al Gran Turco, cioè in italiano cosa gli manca nella DTS HD Master Audio? Un po' di tridimensionalità che ha la traccia Atmos e gli effettini da sopra, perché anche lì come subwoofer spinge tanto anche nella traccia italiana. Peccato non darci quel passettino in più, cioè arriva fino lì la Sony, non ci dà il passettino in più. Tu Sony che puoi, come tu Sony che puoi, per favore un giorno, per favore Atmos, per favore. Ma secondo posto perché è veramente una traccia calda, carica, pimpante, piena di effetti da sopra, dai surround, tutta la parte finale. La parte finale è bellissima quando sparano con gli zaini, proprio. Ragazzi, cioè, è una figata, cioè è una traccia che dici proprio devo abbassare perché tardi, ma è un omicidio abbassare volume, è un omicidio. Ma ora volete sapere chi c'è alla prima posizione nella classifica audio? Volete saperlo? Dei break commerciali prima, prego. Thank you.
E dopo questi brevi break commerciali passiamo alla traccia numero uno, quella che regna sopra tutti. E la traccia numero uno è Halo, la traccia Atmos inglese di Halo. Effetti sempre nei back, nei laterali, il subwoofer che spacca, effetti da sopra, ambienza, c'è sempre qualcosa. Sono in una foresta, si sentono le foglie da sopra, piove, la pioggia, sono in una grotta, c'è il rimbombo della voce da sopra. C'è sempre qualcosa. Questo Halo è l'esempio di come debba essere fatto un mix anche per il cinema. E qui, come per il lato video, si mantiene alto, ma che dico, altissimo, per 9 episodi. Per 9 episodi sentirete sempre voci mentre parlano nella fabbrichetta, lì dove ci sono tutti gli Spartan, c'è gente che passa con i macchinari dietro. C'è sempre qualcosa. È così che si usano le casse, così si usano, cioè tanti bei momenti da vedere con questa serie in audio Atmos inglese, traccia italiana, ragazzi, cioè, tolto tutto, Dolby Digital, traccia nuova, ma lo dico nella recensione, qui parlo solo della traccia che mi ha colpito, ok? Volete sapere di più? Andatevi a rivedere la recensione, ma chiudiamo qui i top 7 di quest'anno per me. Ragazzi, di film ne sono usciti tanti, anche lungo quest'anno. Io Bari non li ho ancora visti, sono usciti quest'anno, ma ce li ho ancora lì da vedere. Quindi, mi avete detto Il Patto dei Lupi, purtroppo ad oggi non sono ancora riuscito a incastrarlo una sera perché dura tanto. Ho visto anche l'ultimo spettacolo, un bianco e nero eccezionale, in certe scene una nitidezza paurosa per un film del 71, cioè veramente, ma non l'ho incluso perché capisco che a molti bianco e nero, grana, può dar fastidio, quindi sono stato abbastanza sul commerciale con queste due liste. Però ragazzi, se la roba che non l'ho vista, tipo Pulp Fiction, non l'ho ancora recuperato, quindi non posso includerlo nella classifica. Ma andatevi a rivedere tutti i video che ho fatto e così, se volete saperne di più, lo ripeto, potrete scoprire molti più dettagli all'interno delle recensioni. Opinioni, ragazzi, recensioni sono altra roba, le mie sono opinioni personali. Ma buon anno a tutti ancora, noi ci rivediamo in tantissimi prossimi video di Into the 4K. Quest'anno ci diamo davvero dentro con i video e cerchiamo anche di salire con iscritti. Quest'anno ci deve essere una bella bella svolta verso l'alto per questo canale. Cercherò anche di fare più video nelle salette e io spero, incrocio le dita, di entrare in qualche cinemino, magari a fare un video in un cinema. Sarebbe carino, sarebbe carino. Ma noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Ancora buon anno a tutti, sayonara e bye bye.